Buongiorno gente, benvenuti nella mia morning routine. In questo video voglio farvi vedere tutto quello che faccio ogni mattina per fare di modo che le mie giornate inizino nel modo migliore possibile. Il fatto è che negli anni mi sono resa conto che non basta svegliarsi e sperare che le cose vadano nella direzione desiderata, ma piuttosto bisogna impegnarsi per rendere possibile che questo accada. Per questo motivo voglio farvi vedere le cose che faccio io per influire in modo positivo sulla mia giornata. La primissima che faccio è prepararmi una tisana o un infuso, perché dopo una notte di sonno il corpo ha bisogno di essere reidratato, e mentre preparo e bevo la tisana mi leggo un libro. E in questo momento sto leggendo Eat That Frog, che è un libro motivazionale per diventare un pochino più produttivi e rendere di più sulle cose che importano davvero per me. E poi mi leggo tutte le mattine una pagina di The Daily Stoic, perché c'è una pagina per ogni giorno dell'anno, per cui ci sono 366 frasi motivazionali e argomenti per farti riflettere sulla vita e sul senso delle cose. Finito di leggere, dedico un paio di minuti all'agenda, quindi leggo le cose che devo fare durante la giornata, giusto per dare un po' più di chiarezza al tutto, e dopo questo mi alleno. Giusto per darvi un'idea dei tempi, la tisana e i libri e l'agenda mi portano via circa 20-25 minuti, e poi l'allenamento invece mi porta via 30-45 minuti. Ora faccio tutte queste cose e poi invece vi faccio vedere come preparo la mia colazione, perché la colazione è un'altra cosa importantissima per iniziare bene la giornata. A circa metà allenamento, per prendere un po' di fiato e per guadagnare un po' di tempo per dopo, comincio a preparare la colazione, che sostanzialmente ruota intorno a due tipi: o pane tostato e uova, oppure quinoa porridge. Siccome oggi sto facendo un po' di cardio, sto facendo un po' di fatica, ho voglia di mangiare la quinoa. L'ingrediente principale del quinoa porridge è ovviamente la quinoa, che va risciacquata bene fino a quando l'acqua non diventa trasparente, e poi va cucinato con due parti d'acqua e una parte di quinoa per 10-15 minuti, ma per questo vi consiglio comunque di dare un'occhiata sulla confezione della quinoa che acquistate. Questa è quella di Pedon, per cui se comprate quella si cucina in questo modo. Il secondo ingrediente importantissimo è la mela, che io sbuccio a fetto e cucino con un po' d'acqua sul fondo e della cannella spolverata dentro una padellina, e anche questo va cucinato a fiamma bassa per circa 10 minuti o fino a quando non si assorbe tutta l'acqua. Ora che la quinoa è pronta, bisogna aggiungere gli ultimi ingredienti. Il primo è il latte, quanto basta per non coprirla completamente. Un po' di farina di semi di lino, cacao e un po' di zucchero di cocco. Faccio amalgamare tutto e lo riscaldo giusto per un minuto, mescolando, e poi sarà pronta. Passiamo all'impiattamento. Ci mettiamo un po' di quinoa, un po' di mela, e giusto un po' di burro d'arachidi. Questo è di The Protein Works e lo prendo su Amazon ed è davvero buonissimo. È il migliore tra tutti quelli che ho provato, e ne ho provati davvero tanti. Thank you.
fare colazione è la cosa più bella del mondo. Comunque, siccome io ho cucinato, lui ci pensa a lavare i piatti, io intanto sistemo qua perché ho lasciato tutti i pesi in giro, mi faccio la doccia e poi vi faccio vedere la mia skincare routine da tutti i giorni. Eccomi qua, ho fatto la doccia e mi sono vestita, tra l'altro ho messo un maglione super caldo perché fuori sta piovendo da giorni e avevo bisogno di mettere addosso qualcosa di molto avvolgente, molto caldo. Quindi passando ora alla skincare, vi voglio far vedere alcuni dei prodotti che uso e il primo che metto è la crema per gli occhi. E mi sono innamorata di questa qua della Vichy, Mineral 89, ed è una crema fortificante e in teoria aiuta a far sembrare gli occhi un pochino più svegli e quindi toglie le borse e le occhiaie. Il mio problema con gli occhi è che la pelle è molto delicata e si secca molto facilmente e quindi se uso creme troppo forti, tipo quelle al retinolo, o troppa caffeina o altre cose che irritano la pelle, mi diventano tutti rossi, quindi tutta la pelle intorno agli occhi si secca tantissimo. E con questo sono già al secondo che compro e penso che sarà quello che userò d'ora in avanti sempre, perché ha sia questo fatto di fortificare la pelle e quindi ritardare l'effetto dell'età sulla pelle e poi idrata per bene il tutto e quindi non mi dà quella sensazione di bruciore, di rossore, di gonfiore. Poi dopo la crema uso il tonico e io uso questo qua di La Roche-Posay, che è un tonico astringente e antipunti neri, perfetto per le pelli miste o grasse. Mi sto cercando di concentrare solo nei punti problematici, quindi zona T, su questa parte tra naso e zigomi e sul mento e basta, perché poi qua ho la pelle molto sensibile, molto delicata e un pochino più secca rispetto al resto del viso e quindi poi ho quella sensazione di pelle che tira e quindi non è un buon segno, quindi evito di usarlo sulle parti più delicate. Poi dopo il tonico uso il siero e la mattina uso questo qua di The Ordinary, ha l'acido ialuronico e vitamina B5. Lo applico sul viso e questo siero qua l'ho comprato per provarlo e mi sto trovando davvero bene, penso che lo ricomprerò. Poi dopo il siero uso la crema mattifiante, ovviamente, perché ho la pelle mista e mi sto trovando davvero bene. Non secca troppo la pelle, ma la rende un pochino più opacizzata e lo uso sempre solo la mattina. Ok, ora la base è pronta, possiamo passare al make up. Come base uso questo fondotinta che ho scoperto da poco, quindi questo autunno, ed è il BB Blur di Eva Claire, che assorbe gli oli, quindi adatto per la pelle mista e grassa, e soprattutto anche SPF 20, quindi protegge dai raggi UV alla perfezione. Io lo applico con le mani e poi mi piace stenderlo meglio con il pennello da fondotinta. Un'altra cosa che mi piace di questo fondotinta è che comunque il finish è molto naturale, perché a me non piacciono quei fondotinta che si notano sul viso, non penso che nessuno piaccia, però non mi piace avere il viso troppo carico di trucco e quindi è perfetto per me. Poi mentre applico il resto del trucco idrata anche le labbra, così le preparo poi per il rossetto. Questo è un burro cacao che a me piace tantissimo ed è di Bioniche, scusate le mie unghie, il Proxera Stick per labbra secche e screpolate ed è davvero
Buonissimo, anche se c'è scritto senza profumo, il profumo è delicatissimo, sarà quello degli oli che ha dentro del jojoba, jojoba, come si pronuncia? Non lo so, sarà quello che gli dà questo profumo buonissimo, ma lo adoro. Poi passando al resto del make-up, io rimango comunque sempre molto basic, non metto tantissime cose. Uso la terra per dare un po' di contorno e uso questa qua che è quasi finita. È qui, la parafarmacia. E lo applico qua leggermente. Non sono la make-up artist, quindi non so parlare di make-up, però è giusto per farvi vedere quello che faccio io. Quindi lo sfumo bene per dare un po' di contorno al viso e un po' di luce. E poi metto l'illuminante, il mio preferito, che anche questo sta per finire e devo andare a ricomprarlo, ma è davvero bellissimo. L'ho comprato un po' di tempo fa e dura davvero tantissimo, è in polvere. Ed è un highlighter di puro bio che ho comprato in erboristeria, però vi giuro è davvero una cosa bellissima. Ne basta davvero una quantità minima per un ottimo risultato. E lo applico un po' sugli zigomi, un pochino sul naso. E giusto leggermente qua sulla fronte, ma non troppo, perché poi avendo la pelle un po' mista tende a diventare lucida durante la giornata. Una cosa che non vi ho fatto vedere, che era lo step dopo il fondotinta, quindi sfumo il fondotinta con la cipria, ed è la cipria trasparente, quindi bianca che non ha colore. E la uso proprio giusto una spolverata per sistemare bene il fondotinta e opacizzare ancora di più la pelle. Per le sopracciglia uso di nuovo una matita di Rimmel London, il Brow Pencil 02 Hazel, che è questo qua. Ed è perfetto per me che ho i capelli castani e la carnagione non troppo scura e vado a crearmi la forma. Poi non fateci caso alle mie sopracciglia che sono un po' così, non sono proprio perfette, ma io sto cercando di sistemarle, nel senso che sto cercando di farle crescere per fare la forma giusta, la loro forma naturale, quindi quella che sto disegnando adesso con la matita, perché anch'io, come tante altre, sono caduta vittima a quelle sopracciglia sottilissime che si facevano negli anni passati, e adesso mi sono resa conto che la mia forma in realtà non è quella che continuavo a farmi fare, per cui ora sto cercando veramente di farle crescere, di non toccarle, di toccarle il meno possibile per farle crescere bene e andare a ridefinire la mia forma naturale, che sarebbe questa qua che faccio con la matita. Allora, non mi piace avere le sopracciglia troppo disegnate. Quindi preferisco quando sono un po' più naturali, quindi una volta applicata la matita cerco di sfumarla il più possibile perché così sono più naturali e hanno l'effetto che piace a me. Quindi guardate ora la differenza, questa è quella che ha la forma giusta, quella, la mia forma, mentre questa è quella che è rimasto dopo vari anni di sfoltimento a caso. E quindi mi deve crescere un po' la sopracciglia. Io comunque ce li ho molto chiare e quindi dovrò sempre comunque colorarle un pochino con la matita. Posso applicare la matita per gli occhi. Quella che uso è di nuovo una delle mie preferite ed è quella di Kiko.
Intense Color Long Lasting Eyeliner, il colore tipo un marrone scuro, legno bruciato, la 06. Per un effetto un pochino più naturale, mi piace sfumare un po' la matita e mettere un colore nude sopra la palpebra e uso la palette Naked di Urban Decay Smoky e uso il Combust, che è questo qua, per la palpebra e quindi per dare una sensazione di occhi un pochino più polished ma anche un effetto più naturale. E poi con il marrone e quindi con la shade Whiskey sfumo la matita. Non vedo quello che sto facendo. L'ultimissimo step è quello di applicare il mascara. Questo ve l'ho già fatto vedere, è il Luxurious Lashes di Kiko ed è il mio preferito da ormai più di un anno. Compro sempre questo qua. Questo è l'effetto finale di questo mascara sulle mie sopracciglia, che sono lunghe ma chiare, quindi non si notano se non sono truccate. Quindi solo con questo mascara, senza usare il piegaciglia, guardate che effetto fantastico che ha. Per questo lo amo, è proprio il mascara perfetto. Passiamo ora alle labbra e la prima base che metto dopo il burro cacao, ovviamente, è il Nude Blur di Kiko. E questo aiuta a migliorare la tenuta del rossetto o del lip gloss. E leviga anche le labbra e le idrata anche un pochino di più. Uso, come sempre, ve l'ho già fatto vedere, questi due prodottini qua e sono entrambi di Kiko. E il primo è una matita Beyond Limits Creamy Lipstick in tonalità 2 e la uso per fare il contorno delle labbra e per dare un po' di colore. E poi quest'altro qua, che è il Wonder Woman Metal Power Lasting Lip Paint, per un tocco un pochino più metallizzato, che a me piace un sacco in questo periodo. Ma siccome ho sbagliato colore, l'ho preso troppo chiaro, questo è il numero 1, è un po' troppo vicino per me, per la mia carnagione, li combino per avere il risultato che piace di più a me. Quindi questo qua lo uso proprio per fare il contorno. Devo dire che già questo colore mi piace un sacco, però lo metto da solo quando devo uscire la sera o andare da qualche parte e non in ufficio, perché il trucco che sto facendo ora è un po' da tutti i giorni, quindi per l'ufficio. Quindi vi faccio vedere però questa qua. Allora, l'effetto sarebbe questo, che è molto chiaro per la mia carnagione, perlomeno a me non piace come mi sta. Per questo motivo ne applico un po' sulla parte interna e poi lo sfumo. E così ottengo il risultato che piace di più a me. Il make-up è pronto, ora non rimane che sistemare i capelli, e non li ho lavati perché li ho lavati ieri sera e sono puliti. Ma ci metto un pochino d'olio giusto come protezione prima dello styling e uso di nuovo questo qui di Mario Lorenzin, olio capelli. Sembra davvero di avere nei capelli i fiori, quelli di campo, e quindi buonissimo.
Poi, una cosa che non vi ho fatto vedere per quanto riguarda lo skincare, mi sono dimenticata di farvi vedere il gel per lavare il viso che uso io, ed è questo qua della Bioderma, ed è sempre un gel per pelli miste e grasse, ma è molto delicato, quindi non secca la pelle ed è perfetto. I capelli non richiedono uno styling troppo importante perché sono già perfetti così. Io fortunatamente ce li ho naturalmente lisci e molte di voi mi odieranno in questo momento, però ci sono i pro e i contro. Diciamo che con gli anni ho imparato anch'io ad amarli di più, ma per una buona parte della mia vita li ho sempre desiderati mossi. Ora sono pronta per uscire, quindi in una giornata normale da lavoro sono pronta per andare fuori di casa, ma siccome oggi non è una giornata lavorativa e quindi non devo uscire, perché in una giornata normale non sarei mai riuscita a filmare tutto questo, perché la mattina con tutte le cose che devo fare vado sempre di corsissima e non ho tutto questo tempo a disposizione, quindi ora ne approfitto del tempo che ho per rifarmi lo smalto delle unghie. E rifarò esattamente quello che ho su in questo momento, quindi ne approfitto anche per far vedere a voi come mi faccio le unghie. Ok, ho tolto lo smalto. Per togliere lo smalto uso questo prodottino qui, che è davvero ottimo e lo uso da diversi anni. È uno leva smalto di Rimmel London arricchito con glicerina e vitamina E. E rispetto agli altri che ho provato, lo trovo ottimo e non è troppo aggressivo sulle unghie. Ora l'ultimo step prima di applicare lo smalto è quello di passare questa lima per la superficie delle unghie. Si devono fare 4 step che sono indicati esattamente su questa lima qua, che è di non so chi. Ah, l'ho presa da Tiger. Ce l'ho da un po'. Ha 4 step e sono indicati direttamente sopra la lima, quindi 1, 2, 3, 4, e vanno passati su tutte le unghie seguendo i vari step. E questo passo è fondamentale perché in questo modo si leviga benissimo l'unghia e si fa di modo che lo smalto duri di più. Ok, ora le unghie sono pronte per lo smalto, ma ho bisogno di applicare una cremina prima sulle mani. Vado a prenderla. Come base uso questa qua della MB ed è una base che idrata e levica l'unghia e le permette anche di respirare, quindi ottima per proteggere le unghie dallo smalto. Poi il secondo step è questo smalto qua di Kiko, che è un rosino nude. Il numero è il 103. Poi ci applico questo qua solo su un'unghia, ed è il numero 154. E infine ci applico il top coat, che è un top coat che dà effetto gel. Risultato finale. Ho sporcato un pochino la parte esterna dell'unghia, ma fa niente. Non appena lo smalto si sarà asciugato, pulirò quello che è in eccesso. La mia morning routine finisce qui e tutto quello che ho fatto in questo video, a parte le unghie, è quello che faccio tutti i giorni, la mattina, prima di uscire di casa. E la parte più importante di tutta la mia morning routine è quella di svegliarmi, bermi qualcosa di caldo,
leggere qualcosa di bello e motivante per la giornata e quindi prendermi questa mezz'ora tutta proprio per me e i miei pensieri e capire come mi sento, ed è il momento più fondamentale per iniziare la giornata al meglio. Poi un'altra cosa che amo fare la mattina è quella di allenarmi, perché la sera non ho proprio le forze e la voglia di farlo. Quindi per me è fondamentale allenarmi la mattina per sentirmi bene e poi fare anche una buona, sana e ricca colazione per avere le energie necessarie per affrontare la giornata. E tutte queste piccole cose insieme creano la mia routine e il mio momento durante la giornata. Quindi anche se mi alzo un pochino prima rispetto ad altre persone che si alzano, mangiano una cosa veloce, si preparano, escono, io mi prendo queste 2 ore e mezza quasi di una giornata intera per dedicarle a me stessa e fare qualcosa di bello per me come prima cosa la mattina per iniziare la giornata. Solo in questo modo poi riesco ad affrontare la giornata meglio, perché so di aver dedicato già un po' del tempo di una giornata a me stessa e quindi poi tutto il resto del tempo posso usarlo per dedicarlo agli altri, al lavoro e ad altre cose che non sono proprio direttamente solo per me. L'ultima cosa che vi voglio dire è che non è sempre stato così, quindi questa routine l'ho costruita negli anni. E da quando ho iniziato a svegliarmi un pochino prima per fare determinate cose, tipo quello che vi ho fatto vedere in questo video, ho notato che le mie giornate sono nettamente migliorate e ovviamente per potersi svegliare prima e fare tutte queste cose bisogna anche andare a letto un pochino prima, però io ho notato che su di me ha un effetto davvero positivo svegliarmi ed avere la mia routine in cui dedico tutto questo tempo a me stessa. Sono davvero curiosa di sapere qual è la vostra routine, se ne avete una, perché non si smette mai di imparare, quindi se c'è qualcosa di bello che fate per voi stessi durante la mattinata fatemi sapere qua sotto nei commenti, perché sarò felice di scoprire altri modi in cui ci si può dedicare a noi stessi. Spero questo video vi sia piaciuto e se così è lasciatemi un like, perché questo aiuterà il mio canale a crescere. Io come sempre vi mando un abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!